Domenico ci siamo allontanati e abbiamo detto l'altra volta che sarebbero arrivati ospiti a, a mettere un po' di teoria tra, tra di noi per la uh, seconda puntata di Siamo tutti NIT. Lo siamo? Sì. Non lo siamo. <ride> Ce lo potrà dire solo Margherita Di Lucca, che è qui con noi di Generazione Lucana, un pezzo importante di questo, di questo progetto. Uh, ciao Margherita, benvenuta. Ciao, ciao a tutti e tutte, grazie a Mauro, Tam in generale e Muta per, per l'invito. Eh, Perché bene, sei un pezzo diciamo... importante in mezzo a noi? Perché Oddio, ti abbiamo invitato so. <ride> allora? A me è capitato, di, capitato letteralmente di mh, studiare uh, in maniera un po, più approfondita, un po' più approfondita da un punto di vista sociale e psicologico che cosa significa uh, vivere una condizione di meeting, le proporzioni uh, in Italia ed in Basilicata in particolare. Uh, e, mh, a partire da questo percorso insomma, abbiamo fatto alcune ricerche insieme a Generazione Lucana, quindi da un punto di vista uh, sociale, psichico, sociologico, eccetera, uh, per approfondire la, la condizione. E condizione, noi abbiamo, abbiamo nel corso del progetto fatto un po' di, di approfondimenti uh, con te, diciamo che NIT ha, almeno per me è, ha smesso di essere un acronimo e è diventato un qualcosa di, di vero, di concreto e di, e di, e di reale. Um, faccio subito una domanda a Bruciapelo, che cos'è NIT? Allora, Come lo esplodiamo questo acronimo? Effettivamente, quando si parla di NEET, dobbiamo specificare che NEET è un acronimo, Not in Engagement, Employment or Training, che mh, tradotto significa mh, persone non inserite in percorsi formativi, lavorativi, di tirocinio o di stage uh, che appartengono a una determinata fascia d'età, ecco, quindi, già questo è un primo discrimine. Noi due, io e Domenico ci siamo in questa fascia. Non so quanti anni avete, ma <ride> credo di potremmo no. Esserci, <ride> o potremmo esserci stati eh, volendo, ecco. sapendolo o non sapendolo e avendolo scoperto esatto, in questa fascia. Perché è attenzionato, nonostante il termine mh, nasca già dagli anni 70 e 60 con, uh, con nomi diversi, il fenomeno in realtà... Fenomeno sociale è stato più attenzionato nell'ultimo periodo, è stato perché ha, ha delle proporzioni gigantesche e ora lo vedremo, eh, non solo in Italia, ma in, in Italia in particolar modo, ma proprio in tutta Europa. Esattamente parlavi di fenomeno sociale, quindi qualcosa sì. di. Abbastanza evidente. Dacci un contesto di riferimento. Allora, se per esempio, pensiamo, uh, la percentuale: no, se volessimo fare una differenza tra l'Italia e l'Europa. No? La percentuale in media nei paesi europei è del 13%. Quindi il 13% della popolazione giovanile europea è in questa condizione di meeting che sottolineiamo non è solo un'etichetta quindi non essere informazione tirocinio, stage, lavoro eccetera eh, ma è una condizione psichica, sociale che quindi ha tutta una serie di, di impatti cause e conseguenze um, quindi se in Europa è il 13% in Italia abbiamo il 23,6% è, <ride> è, è, è buono ciò ottimo direi ottimo è la cosa peggiore quando parliamo di sud Uh, perché A quanto siamo, coerentemente cioè. con la geografia politica e occupazionale italiana, gran parte dei giovani che si trovano in questa condizione si trovano al sud. Si trovano al sud e uh, nello specifico. Calabria, Campania, Basilicata, diciamo siamo oh, nelle, sì. nelle, top, nelle top 3. Sì, delle... scherzi a parte: non è un primato di cui vantarsi, di cui, di cui essere, essere felici, perché come diceva uh, Margherita, sono uh, uh, giovani persone tra i, dicevi, uh, diciamo, 15. Sì, tra i 15 e i 30 anni, anche qui le percentuali aumentano quando alziamo la fascia d'età. Uh, perché dicevamo che quando parliamo di NIT parliamo di giovani che non sono inseriti in una condizione lavorativa e formativa che vanno mh, solitamente dai 15 ai 30 anni. Cos'è successo? In Unione Europea, naturalmente, si è dibattuto anche su mh, fin, fino a quale età consideriamo un giovane esatto. giovane, essendo cambiate le condizioni Il lavorative. Gusto, <ride> ce, lo, ce lo chiediamo tutti i giorni: fino a che punto, fino a quale età ci considereremo dei giovani? Ecco. Giovani professionisti solitamente arrivano a 50 anni. Il giovane sindaco ha solitamente 50 anni, il giovane amministratore. E il giovane a questo Nieto. punto, il giovane NIT arriva anche ai 34-35 anni. Anche ai 40, sì. In Italia sì. Le, 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 gli impieghi di maggior livello si raggiungono intorno ai 60 quasi, sì. quindi dire giovani vuol dire 50-55. E questo farebbe esplodere qualunque tipo di, di, di statistica. statistica. Rimanendo sui 15. 35 anni. Rimanendo sui 15-35 anni, stiamo parlando di quasi 3 milioni di, uh, di giovani in Italia in una condizione di meeting. Quindi diciamo non proprio pochini, stiamo parlando del 19% della popolazione giovanile, che è comunque è molto più. Rispetto alla media europea, ed è una condizione maggiormente maschile o femminile? Allora, quando parliamo di queste percentuali, è bene fare una serie di discrimini che sono sia di genere che, eh, che geografici. No, abbiamo detto che gran parte delle persone che in questa condizione in Italia si trova al sud e gran parte di queste persone è di genere femminile. Ora, ci sono diverse cause e diversi motivi. Una di queste è essenzialmente la cultura patriarcale e la struttura sociale che si basa sul patriarcato ehm, che è diffusa in tutta Italia. Questo ad esempio, no? un giochetto che faccio spesso quando mh, racconto uh, questo aspetto del meeting è chiedere a uh, chi mi ascolta, quindi magari chi ci ascolta può fare questo esercizio, chi ha preparato il pranzo, di che genere era, chi ha preparato il pranzo la cena, insomma, il pasto che avete consumato, consumato in questo momento. Gran parte delle persone mi risponde sempre: mia mamma, mia moglie, mia nonna, mia sorella. E queste sono, sono diciamo, semplificazioni che poi portano però a delle risposte più ampie diciamo: certo, che questo... la condizione di Nit, la condizione di persone che, come abbiamo detto, non sono fuori di, da percorsi di eh, educazione, eh, lavoro. tirocinio, lavoro, formazione. formazione e, e quindi uh, Questo, sì, è un, è un si, si arriva poi alla risposta di chi, chi è a casa a occuparsi della casa, a occuparsi della famiglia e poi una persona che ha meno tempo e meno possibilità di potersi dedicare a quelle attività, e quindi uh, spesso e volentieri. Um, ricordavo avevo letto una statistica intorno al uh, più, più, della sì, più del 60% sì, era, e, era, era, era donna e quindi sì, la, la, la domanda si autorispondeva esatto cioè in una società patriarcale in cui il lavoro di cura quindi quando parliamo di lavoro di cura parliamo di mh, lavoro in termini di cura della casa dei minori degli anziani um, delle persone con disabilità ricade sulle donne e ricade sulle donne non per una questione di bravura o di merito o di qualsiasi motivazione, ma perché adibite ad angeli, angeli del focolare e quindi mh, le uniche deputate a dover ricoprire quel, quel ruolo di cura. Naturalmente, avendo sulle spalle questo tipo di lavoro di cura che è invisibilizzato e non retribuito, naturalmente, Uh, diventa difficile poter proseguire gli studi e quindi per una donna per esempio il rischio aumenta ancor più di entrare in una condizione di knitting, per esempio pensiamo uh, alla gravidanza, uno dei fattori di rischio nell'entrare in una condizione di knitting è proprio la gravidanza, cioè l'avere una gravidanza mh, tra i 16 e i 18 anni Così come lo averla tra i 25 e i 30, diventa un fattore di rischio perché è esclusivo, ne, mh, escludente nei, nella formazione tra i 16 e i 18, ed escludente dal mercato lavorativo nei 25 e 30. Perché quando parliamo di knitting, non parliamo di persone che scelgono certo, di stare in una certo. condizione come questa, ma persone che per forza di cose e condizioni sociali si trovano incastrate in questo genere di Quindi condizioni. Quindi il NEET non è chiusi. Come si chiama, esatto. no. non è un <ride> esatto. bamboccione. Uh, infatti, uno dei, dei simboli, uh, come abbiamo detto nelle pagine precedenti, di questo, uh, di questo piccolo podcast, di questi piccoli incontri, era il divano per smentire anche un po' questa quest idea del uh, NIT: è la, uh, la persona che passa le giornate sul divano perché non vuole fare niente. Uh, non, non è solo così. Non è una, come dire, una, una figura, una, un acronimo granitico. Tutta è una probabilmente cosa. solo una piccolissima parte Sì, no, diciamo a questa quando, quando parliamo di knitting, effettivamente. Cioè, parliamo di cosa non è, di cosa non fa, esatto. quindi, non studia, non lavora, non è in formazione, non è in tirocinio, non fa stage. E quindi, naturalmente, la prima yes, uh, immagine certo. che attrazione. ci viene in mente è quella del divano, quindi, non fanno nulla, in realtà, come dice la mia collega, se guardiamo da vicino. Non siamo proprio NIT, si, nessuno è NIT se guardato da vicino. Pensiamo, come abbiamo detto prima, la questione della gravidanza o la questione del genere: se io lascio abbandono la scuola, altro fattore di rischio per dover accudire una persona anziana in casa, in realtà non sto sul divano, sto lavorando gratuitamente ed in maniera, in maniera non retribuita ed invisibilizzata per un welfare che è di famiglia ed è sociale e mh, questo causa tutta una serie di condizioni che non permettono al singolo di sviluppare tutto ciò che potrebbe essere il suo potenziale um, né mh, alla, alla, mh, alla società in generale di, mh, di poter accogliere un potenziale diverso da quello che, che è socialmente accettato. Ecco. Quindi per, per dare, cominciare a dare qualche... Qualche certezza, abbiamo detto: primo, è un fenomeno sociale, quindi sì. è qualcosa di molto più grande rispetto a quello che è un acronimo. Sì. Primo, per guardare un fenomeno sociale c'è bisogno di un approccio culturale, culturale, nel senso, come dicevamo, tante volte il patriarcato oppure modi, modi accettati dalla maggioranza della comunità, dalla maggioranza delle persone, in realtà sono una causa indiretta di questa condizione. Esatto, quando parliamo di patriarcato in realtà pensiamo sempre a qualcosa di molto distante da noi, che ma non in non. realtà è mh, ciò che è quotidianamente nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, nel nostro agire. Uh, banalmente, l'idea che um, una, una ragazza sia, uh, che ne so, penso a quei ruoli di cura anche all'interno della classe: uh, la rappresentante, la chiudi, apri fila, la persona che si occupa della merenda. Solitamente questi ruoli. E lo dico con dati e letteratura alla mano: sono ricoperti da donne e non perché si sfonda un tetto di cristallo, ma perché sono sempre ruoli di cura. Ecco, questa è una grande difficoltà. Così come lo è, per esempio, l'avere un background migratorio. Cioè, mm. mh, per chi, per esempio, ha un background migratorio e si trova in Italia, il rischio di entrare in una condizione di meeting è tre volte maggiore. Quindi, stiamo parlando di tutta una serie di fattori che incidono inevitabilmente uh, sulla possibilità di essere in una condizione del genere o meno. Uh, e questo naturalmente ci pone delle domande, delle riflessioni sul fatto che siamo effettivamente tutti sullo stesso piano, tutti e tutte sullo stesso piano di merito, ad esempio. Io vorrei spezzare a questo punto una lancia per delle giovani, ma anche meno giovani maestre e maestri delle scuole, dell'infanzia e delle elementari, perché i miei figli hanno sempre fatto a turno: <ride> gli apri fila, i chiudi fila, gli addetti alla mensa, e maschi, femmine, tutti. E quindi Vabbè, questo, questo è, è, è un bel passo, magari fra vent'anni <ride> esatto, esatto. ne vedremo i frutti. E, e quindi ehm, oltre abbiamo uh, visto due degli aspetti: appunto, un aspetto di, di genere, un aspetto di. Uh, Background migratorio, come citavi, ci sono degli altri aspetti che fanno sì che eh, poi diciamo a, a, al sud, oltre ad aspetti occupazionali diretti, eh, ci siano percentuali così alte e così drammatiche, perché poi arriveremo anche a parlare di quali sono poi concretamente gli effetti sì. quotidiani di questa. Allora, quando, quando si parla di sud si parla anche di aree interne, ecco, nel, per, ad esempio in Basilicata noi abbiamo un'alta percentuale di NIT, per esempio su uh, di giovani in condizione di knitting, perché questa è un'altra questione, la narrazione di cui potremmo parlare, uh, ma uh, in, in, a Potenza ad esempio abbiamo il 25% delle persone che sono in condizione di knitting, a Matera il 23,4% se non sbaglio, percento, Uh, questi numeri che sono su grandi città in realtà crescono in una maniera gigantesca nelle aree interne centri, e quindi piccoli stiamo piccoli. parlando di piccoli centri, di uh, paesi che contano magari dai 300 ai 1000, 2000 abitanti, uh, stiamo parlando di quelle aree che sono dislocate, che hanno poco trasporto pubblico, pochi collegamenti con altri paesi e quindi allo stesso modo uh, poche opportunità lavorative e formative, ma al di là di opportunità lavorative e formative anche un museo, la possibilità di visitare una mostra, la possibilità di fare piscina, fare uno sport, eccetera. Quindi stiamo parlando di strutture sociali, strutture di cura sociale che in realtà nei piccoli centri, e lo spopolamento ce lo insegna, vengono sempre più a mancare. E il tema del welfare sociale e culturale è quello di cui abbiamo, eh, abbiamo parlato, di cui continueremo a, a parlare, di cui appunto il, uno dei motivi per il quale noi come, eh, come, come realtà museale muta, come... Cooperativa di, uh, che attiva dinamiche, dinamiche sui territori, uh, sono i motivi per i quali siamo, siamo qui. Siamo ben consapevoli che una rete territoriale è una rete di uh, controllo e attivazione di varie diverse, diverse possibilità. Per chi non lo sapesse, non ci segue da, dalla Basilicata, perché questo podcast andrà nel, nel mondo, nell'epoca uranio. La Basilicata è una regione con 131 comuni di cui due uh, materie e potenza. Non aree interne, proprio come, come comuni, a seconda poi di come sono uh, quali sono gli indicatori, uh, ci, ci entrano, non ci entrano. volta gli altri 129 comuni sono praticamente tutti aree interna perché distanti dai servizi um, uh, mini, essenziali, essenziali diciamo. che vuol dire sanità, vuol dire luoghi di aggregazione, mm. vuol dire uh, scuole, servizi. Questo fa sì che poi le dinamiche anche per trovare eh, i, eh, le, le persone che sono finite all'interno di questa categoria diventa molto difficile perché mancano le strutture di monitoraggio sul territorio, cioè, tanti territori in regione sono completamente eh, privi, eh, sì, privi, privi di una rete di monitoraggio, di una rete di accompagnamento anche a queste persone, io leggevo ultimamente una statistica sull'abbandono scolastico, in Italia in generale, 431.000 ragazzi dichiarano nel 2023 di aver abbandonato. Ragazzi tra i 18 e i 24: Dichiarano di aver abbandonato gli studi, certo. la maggior parte dei quali ha soltanto conseguito la licenza media e anche questo fenomeno della dispersione scolastica poi probabilmente è estremamente, collegato, estremamente collegato perché a sì, sì, sì uno dei fattori um, di rischio cioè quei fattori che come dicevamo prima ci avvicinano e aumentano le nostre probabilità di entrare in una condizione di meeting è proprio quello di abbandonare precocemente la scuola e quindi la presenza sul territorio di reti di enti del terzo Invece settore di associazioni contrastare, potrebbe in qualche esatto. modo contrastare uno, uno delle, una delle finalità di questo progetto, appunto Netflix, ci che piace, richiama l'onore. richiama cosa? <ride> ci piace, è esattamente quella di creare una rete territoriale di enti del terzo settore che, che appunto. Mm. Non dico prevedano, <ride> però possano casi. creare diciamo, un'infrastruttura un sociale, culturale. Eh, mi piaceva molto il sottotitolo di questo progetto che abbiamo già detto: che è la costruzione del sé del attraverso sé. gli altri e le, e arti. le arti. Perché questo? La socializzazione è anche appunto, un aspetto culturale, è fondamentale per un ragazzo o una ragazza che, come abbiamo detto, per carenze culturali magari si esatto. ritrova in una condizione e invece una rete sociale abbastanza coesa. Di permette enti associazione, permette in qualche modo anche di banalmente darle una consapevolezza sì. di ciò che le sta succedendo o gli sta succedendo. Sì, perché, diciamo, nonostante siano in molti e di molti a ritrovarsi in questa condizione, sono sempre più isolati ed isolate. Quindi è difficile. Che uh, ci sia un terreno comune sul quale dialogare. Uh, ciò che dicevi prima era molto interessante sul, uh, sul creare una rete che potesse uh, contrastare. Noi abbiamo detto che essendo queste persone fuori da ogni percorso possibile di socializzazione, naturalmente hanno come impatti a livello personale e quindi poi a livello collettivo eh, la, mh, la mancanza di socializzazione e anche sperimentazione di sé e delle possibilità. Uh, che, possono, che possono ritrovare sul territorio. Ecco invece il fatto che ci sia una rete, un'infrastruttura della cura e della condivisione a livello locale, regionale, auspicabilmente a livello nazionale e anche europeo, uh, magari. ed europeo, eh, ci cioè troviamo sognando. Risolzi. <ride> invece potrebbe. Uh, non solo mh, far sì che eh, l'abbandono scolastico avvenga sempre più raramente, uh, quindi addirittura, addirittura di uh, anticiparlo, prevenirlo, uh, ma anche di intervenire nel caso in cui vi fosse, perché ad, al momento non abbiamo dei piani contro la dispersione Esattamente, scolastica. Esattamente, non c'è un paracadute per non questo. Non ce l'abbiamo. E questo invece ci avvicina sempre più ad aumentare questa soglia che abbiamo, quindi di mh, persone che si ritrovano in questo limbo senza capire perché, come ed in che modo ci siamo finiti. E questo... senza neanche saperlo tante volte, esatto. poi affronteremo. Questo... Rispetto a questo volevo aggiungere che appunto man mano che andiamo avanti nelle puntate del podcast noi ci stiamo provando, nelle ultime probabilmente, a dare delle idee di come sì. intanto... Riconoscersi sarà difficile, ma forse anche, anche meno, perché l'abbiamo visto in questi mesi. Di quanto, rispetto a certe affermazioni, ognuno di noi, lavoratore, lavoratrice, enti del terzo settore, siamo sempre saltati dalla sedia a dire: Ah, ma io in quel momento ecco, quella condizione l'ho vissuta. Quindi, dal, divano. dal divano, assolutamente, scusami, <ride> scusami, sono saltato dal divano nel dire quella condizione l'ho vissuta effettivamente. E quindi proviamo attraverso le arti, attraverso il linguaggio delle arti e attraverso una rete sociale che possa aiutarci a dare qualche piccolissima risposta. Sì, è, là, è, è, un po', è, è quasi l'unica cosa che possiamo fare in qualche modo, oltre a dire di esserci, di presidiare un territorio, provare a dare nel nostro, nel nostro piccolo, per la nostra esperienza, delle, delle risposte e poter anche stato, fare quel passaggio in, interno per dire ah, allora anch'io lo sono stato... In quella fase della, della mia vita perché appunto eh, no, è la, il fenomeno, per quanto ho visto io, in alcune fasi è anche un po' una spirale che si autoalimenta, sì. nel senso che è, è, diciamo, è in negativo porta sempre più verso il basso, però è anche un'entrata un, un e un'uscita. Da una se dobbiamo solo rispondere alla definizione, può capitare in dei momenti di trovarsi. In quella, in quella condizione. Se però la condizione diventa cronica, come è, è, è ormai credo, si attorno, incancrinisce, attorno a noi diciamo si incancrinisce eh, però l'impatto economico e sociale è importante. Notevole. Sì, diciamo che oltre ad avere tutto un potenziale inespresso ed inutilizzato, quindi di queste persone che vivono una condizione psichica e sociale estremamente particolare che quindi porta a un deterioramento del capitale psicologico. Uh, Altre al gravare sul PIL, perché hai tutta questa cioè se vogliamo essere proprio materiali, hai tutte queste persone che mh, non lavorano, non sono in formazione, quindi non sono inserite in alcun percorso. Uh, una delle ultime ricerche che mh, ho avuto modo di leggere è che non stiamo contando quando parliamo di NIT, no? Parliamo, c'è una differenza tra disoccupati, inoccupati, NIT mm -hmm. e non parliamo di lavoro nero, mm -hmm. no? Sì. Abbiamo parlato del lavoro di cura, possiamo inserirci anche il lavoro nero, che non è per definizione rintracciabile in qualche modo. Ecco, quindi mh, avere una definizione precisa ci permette anche di avere contezza della, della quantità di lavoro nero in Italia. E, uh, questo ci dovrebbe far fare due domande anche sul fatto che mh, sia distribuito in maniera diversa in tutta Italia e che ci sia, mh, abbiamo dei tassi molto più alti al sud che al nord, eh, così come mh, tutta una questione da un punto di vista sociale, cioè se mh, i giovani tra i 15 e i 35 anni vengono a mancare nella configurazione della società, abbiamo esclusivamente due estremi, cioè le persone più anziane e i, i bambini, le bambine. Quindi mh, vengono a mancare sia da un punto di vista lavorativo formativo, ma anche da un punto di vista sociale, perché in Italia lo ricordiamo, siamo primi anche per spopolamento. Sì, siamo, sì. Cioè, noi abbiamo tutti, wow, <ride> abbiamo delle top delle, delle categorie. Cioè, della popolazione abbiamo le cioè, Abbiamo tutto sì. un. Per esempio, uno dei motivi per cui eh, noi abbiamo una condizione statistica demografica terribile è proprio uh, la presenza, la coesistenza di questi tre fattori, cioè il calo della natalità, l'aumento della popolazione anziana è il maggior numero di meeting di persone in condizioni di meeting che creano questo tsunami demografico che è chiamato anche tsunami d'argento per il colore dei capelli okay. brizzolati e tra un po' anche uno tsunami previdenziale esatto. visto che e le quindi... pensioni non ce le pagherà più nessuno. Esatto. Questo è vabbè, basta non avere i capelli e non avere la esatto. pensione e risolvere tutto, tutto così. Questo anche per dire in, in poche battute come il. il il fenomeno uh, NIT non è una questione che ha a che fare con una fascia generazionale e basta, non stiamo parlando solo della popolazione 15-30-35 anni, stiamo parlando della tenuta sociale dell'intero paese, dell'intero continente e, e così via. Serve uh, trovare delle risposte, serve studiare il, uh, il, uh, il fenomeno. Per, per capirlo e per trovare delle, delle soluzioni. Um, prima di avviarci alla conclusione, una domanda: fino ad ora credo che le, gli enti ai vari livelli si siano mossi, abbiano provato a fare qualcosa, ma i numeri non mi sembrano uh, come dire, in, in miglioramento. Secondo te, che cosa è stato sbagliato? È stato sbagliato l'approccio, è stato sbagliato, uh, non, non è stato identificato bene il target. Perché i NIT continuano ad aumentare? E se esiste una strategia nazionale di contrasto, questa è una enorme. pessima domanda, <ride> Il divano è scomodo. Per questo, chi si siede All... allora, io direi che attenzione, non è lei la responsabile <ride> della strategia, ah. mettiamo le mani avanti, non sappiamo se verrà. No. In il prossimo punto non è responsabile, è una domanda. Perché significa ammettere tutta una serie di questioni irrisolte che non vanno e che magari mh, significa anche ammettere alcune colpe a livello sociale molto, molto importanti. Cioè, per esempio, no, una delle prime battute che abbiamo fatto riguardava la questione del divano. Ecco, io penso che quella, quello sia un primo errore quando parliamo di giovani, la narrazione che noi abbiamo. Che facciamo e che riceviamo dei giovani è quella dei giovani pigri e fannulloni. Ecco, io quello penso che sia il primo grande errore su cui però possiamo lavorare tranquillamente tutti e tutte, su qualsiasi livello o in qualsiasi momento. Diciamo, quella è la prima cosa su cui possiamo lavorare a livello sociale, personale, di gruppi, eccetera. A livello invece politico-strategico, io penso che mh, raffinare insomma, la categoria: in termini di definizione non solo eh, da un punto di vista sociale, quindi riconoscerne il valore psichico di un'etichetta di questo tipo, che non rimanga un'etichetta, attenzione, non, non un'etichetta del tipo inoccupato, cioè fragile, punto, cioè una cosa che nasce e muore lì, uh, ma una maggiore consapevolezza. Ecco, da, mh, dal punto di vista psichico, che cosa significa, ma questo secondo me è anche il grande problema della psicologia, il non riconoscere uh, problemi che riguardano la psiche come effettivi problemi. Uh, quindi, io farei una, un grande passo indietro su questo tema e cercherei di um, valorizzarlo per quello che è, ma non valorizzarlo nel senso di porgli, porre la giusta attenzione a livello politico e, e sociale strategico. Quindi, un um, passo indietro da un punto di vista statistico, valutiamo bene in che modo tenere presente questa categoria, in che modo contattare, tenere a mente i numeri e quando parliamo di numeri che non debbano essere in maniera campanilistica la comunicazione, yeah. cioè non stiamo parlando di una maglietta nera che l'Italia indossa a livello europeo, punto, ci sono tutta una serie di condizioni sociali, come abbiamo detto finora, che ci hanno portati ad avere questo gran numero, ecco, dovremmo un attimino andare alle radici del, del problema, ecco, guardare... Mh, più che um, l'etichetta in sé per sé e quindi creare il fondo momentaneo che possa dare modo di fare il corso di tre mesi e eh, l'inserimento con stage a 300 euro al mese, ok, quella è una soluzione temporanea. Una soluzione tampone, momentanea, che non può naturalmente ovviare ad un problema che ha origini molto più lontane e radici molto più profonde. Quindi, secondo me, il primo grande errore è quello: valutare in superficie, non fare un'analisi coerente per poter rispondere in maniera efficace e funzionale al problema. Non ti aspettavi che ti avrebbe risposto così <ride> eh, beh, piena. Beh, abbiamo beh. scelto bene: come... abbiamo scelto molto bene. Abbiamo scelto certo. l'ospite che, che più poteva aiutarci anche a rispondere alla domanda, che è la domanda nostro podcast, ma quindi siamo tutti nit? Uh, oppure nessuno è nit? Per esempio, sono <ride> <risponde> scopo <alla> domanda <ride> perché con la tua fine. 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 <ride> Non bisogna spiegare la domanda. La lasciamo, okay. la lasciamo al resto del, del percorso. Ringraziamo Margherita di Lucca di Generazione Lucana. Grazie. Eh, Grazie. Potete trovare appunto il, il, il profilo di Generazione Lucana con tutte le attività uh, istituzionali e uh, di coinvolgimento che porta, che porta avanti. Uh, non ricordo se anche i risultati della ricerca che avete fatto erano, alcuni, erano pubblici. Sì, sì. Alcuni potete trovare, alcuni potete comunque contattare. Margherita, per approfondire uh, tutto quello che abbiamo fatto. E rispondere alla sua domanda <ride> <rispetto> <ride> alla, di risposta alla nostra domanda, vogliamo continuare? <ride> e noi domenico continuiamo questo viaggio nel, sì. mondo, nel mondo dei, dei nit o della, di questa definizione. Cerchiamo anche, cerchiamo anche di entrare meglio, e dare altre piccole aiuti, come dei piccoli consigli, una guida, ciò che... Non fotografiamo prendiamo. lo stato dei fatti <ride> e... Riflettiamo. E siamo, siamo come Malinoschi, osservazione <ride> esatto. da <dei> giovani antropologi <ride> in giro d'Italia. Grazie mille Margherita e Grazie alla prossima. Voi.